Passo adesso ai prodotti della Mavala. Lo smalto che ho testato fa parte di una linea di smalti molto scuri come colore, ma con dei riflessi metallizzati, che è questo che vedete qua. È uno smalto secondo me stupendo, si chiama Racing Green numero 176 e l'ho trovato in farmacia. Ed è uno smalto dalla consistenza cremosa, il che vi permette, una volta che andate a stenderlo, di non sbavare più di tanto lo smalto. Allora, cerco di farvelo vedere in più con la mano sinistra. Vedete? Essendo cremoso, vi permette di essere più precise durante la stesura e quindi di non andarlo a mettere sulle cuticole. Essendo uno smalto cremoso, permette anche di, qua non ho messo abbastanza prodotto, però vi permette anche di non andare a creare quelle linee fastidiose che il pennello fa, quando andate a mettere lo smalto. Non so se qua riuscite a vederlo, ma lo smalto è tutto piatto, non ci sono righe lasciate dal pennello. Smalto valido, colore stupendo, è un verde scuro. L'unica cosa di cui non sono molto soddisfatta, nonostante sia molto lucido come smalto, qui l'ho messo e non ho top coat sopra, non li ho messi. È molto lucido, ma il problema è che non dura molto, non ha una durata molto lunga, anzi, nonostante io sia andata a mettere il top coat sopra il mio smalto, l'indomani era già scagliato. Quindi va bene se dovete tenerlo su un giorno e poi pensate di dover cambiare lo smalto, altrimenti tutti i giorni dovete andare a ripassarlo. Poi volevo parlarvi di questo trattamento indurente bifasico, quindi in due fasi, della Mavara. In francese che si chiama bouclier de l'ongle, quindi scudo dell'unghia, e si presenta in queste due boccette, quindi come due smalti. Uno lattiginoso bianco e uno rosa color carne. Sembra quasi una French, invece non lo è. Allora, lo smalto bianco, che adesso vado a mettere, che si usa come base è uno smalto che ha all'interno delle pagliuzze di nylon. Non so se riuscite a vederla in controluce sul pennello o sulla mia unghia, ce l'ho qua. Quindi, una volta asciutto, compaiono sull'unghia delle pagliuzze che vanno a formare un reticolo sull'unghia, quindi lo scudo, il che permette alla vostra unghia di indurirsi e di essere protetta allo stesso tempo, perché se andate a sbattere l'unghia in tempo normale, in un'occasione in cui l'unghia si rompe, con questo scudo sopra vi posso assicurare che l'unghia non si spezza. Quindi brutto da vedere in sé così, è per questo che c'è l'altro smalto, ma molto efficace. Allora, l'altro smalto color carne, un colore che a me non fa impazzire, ma sappiate che bisogna metterlo come smalto, come base, chiedo scusa, al vostro smalto, permette di andare a levigare il primo smalto che siete andate a mettere, quindi lo smalto bianco lattiginoso con le fibre di nylon all'interno. Il che vuol dire che vi permette di dare una base color neutro alla vostra unghia prima della stesura dello smalto e di levigare appunto le paillettes che quando andate a passare il dito si sentono sotto l'unghia e che darebbe una texture decisamente sgradevole allo smalto. Con questo è tutto, quindi se vi posso dare un consiglio per avere delle unghie forti, prendete questo trattamento, come dicevo lo trovate in farmacia. L'unico consiglio che vi do è di tenerlo 3-4 giorni al massimo, non di più, perché ho fatto il test, l'ho tenuto una settimana e la mia unghia si è andata a rovinare, anziché essere forte si era indebolita. Probabilmente perché
Penso che questo scudo non permetta all'unghia di respirare, quindi è come quando andate a fare una copertura in gel, se l'unghia non respira, diventa più debole. Quindi io lo uso 2 volte al mese e lo alterno con la base indurente della Maybelline. Come vi dicevo, questo è tutto. Spero che il mio video possa esservi utile, possa avervi dato dei consigli simpatici. Spero di tornare con una nail art, forse per Natale, ma non ne sono sicura. Ma comunque, ho in mente altri video tutorial in Fimo per degli addobbi natalizi. Ho finito per davvero e vi mando un bacio. Ciao!